Hola Luchadores, ben ritrovati col vostro Silver barra Silverius qui su Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Allora, in effetti potevo tagliare l'inizio del video ed evitarvi il fatto che si tornerà un attimino a Majula a livellarcela, però tutto sommato, se vogliamo fare tutto assieme, visto che conoscendo Dark Souls 2 non mi darò al farming selvaggio. Allora, prima di livellare, visto che di là tu non ci sei, me ne prendo ancora 3, grazie. Perfetto. Andiamo a vedere cosa ci offre il fruttivendolo. E possiamo, fra l'altro, anche andare a aprire la villa di Majula, quindi ne vale anche la pena di star qui un attimino insieme ad aspettare, ecco, magari se mi ricordo di avviare il viaggio. Vale la pena di star qui appunto ad andarci assieme a Majula e non di fare il trasferimento a Vanvera e facciamo tutto assieme. A me personalmente questa nuova veste di Dark Souls 2 sta piacendo parecchio, mi sta entusiasmando e incuriosendo al tempo stesso. Mi piace questa cosa del trovarmi spiazzato e tante volte diciamo che le cose non sono prettamente peggiori di quello che potrebbe essere. Allora, non mi ricordo se era. Ok, questo. Esatto. E intelligenza la tiriamo a 15 e direi di mettere. Ok. Perfetto. Quindi in teoria adesso vediamo, perché magari mi sono sbagliato clamorosamente, facevo bene a controllare prima, armonizza incantesimi, no, possiamo piazzare il secondo slot e abbiamo anche le magie un filino più potentine. Fantastico, very good. E ci tornerà buona contro il teorico scheletrino che ci aspetta là sotto. Ok. Corri, 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 corri. Apri la porta. Io ve lo dico, ho il cuore in gola perché mi aspettavo da sempre grandi novità in questa stanza. E sapevo che non ce ne sarebbero state. Non lo sapevo perché me l'ero spoilerato. Ammazza se fa luce, eh. Non è che lo sapessi perché me l'ero spoilerato, ma lo sapevo perché me lo sentivo. Era un vago presentimento che avevo io. Amen, va bene. Allora, prima di scendere lì, saliamo un attimino qui. Non penso che troveremo mob e novità da queste parti. Parrebbe di no. Non c'era niente qua dietro, vero? No. Ok. Torcia e 3 frammenti di titanite. Anzi, torcia per 3 e 3 frammenti di titanite. Muy bueno, muy bueno. Ok. Diciamo che anche questa visuale molto più fluida e scorrevole è veramente una bella sensazione. Aggiunge una sensazione di tridimensionalità alle cose. Ok, il qui non è ancora arrivato. A me in più di una. In più di una partita mi ha fatto questo scherzo. Io sono abbastanza sicuro di aver. No, volevo girare di qui. Sono abbastanza sicuro di aver portato a termine le linee di dialogo di Kayle, però non trovo il personaggio. Guardate anche voi quanta vita ho e quanto è imbalsito il personaggio per le ferite. Scusate, eh. Ho 5 punti vita. Figata spaziale. La solita effigie umana. Qui ci dovrebbe essere il solito drop. Perfetto, il frammento di fiaschetta Estus che provvederemo a portare. E qua troviamo i soliti frammenti del presunto ricettacolo. Ora qua dovremmo trovare il falò ascetico e non. Scusate, il falò ascetico, il ricettacolo per anime, giusto? E non le altre cose che avremmo trovato appunto con le armi reskinate, come dicevamo, che erano gli elementi bonus che ci venivano dati dal gioco di tanto in tanto. Allora, andiamo innanzitutto
Ammazza se sei fai fatica a correre. Ci stanca veloce il ragazzo. Non so se sia per i 60 fps come il consumo delle armi, ma anche il consumo della stamina è fantastico. Allora, possiamo rinforzare sia questo che questo. E come vedete lo abbiamo fatto senza la minima paura. Almeno di quello non dobbiamo aver paura. Hai trovato un frammento? Ebbene sì, fanciullo, ho trovato un frammento. E quindi ci becchiamo la terza fiasca Estus. Perfetto. Benissimo. Ciao ragazzo. Benentia, sei già arrivata, quindi potresti dropparmi per caso... Ok. No, non abbiamo ancora speso sufficienza per farci dare l'anellino tanto buono e tanto caro. Va bene, ammesso che sia ancora così, perché non abbiamo la certezza matematica che Melentia ci dia lo stesso drop che ci dava nella versione base del gioco. Sono imprevisti eventualmente. Ok. Allora, adesso in teoria dovremmo andare a fare il persecutore. E la mia intenzione sarebbe di evocare qualcuno e farmi dare una mano qui, perché il persecutore, insieme all'autorità reale dei topi, è uno dei boss, possiamo dire, che più mi ha dato problemi. E una delle tre cose in croce che mi sono spoilerato della Scholar è che il persecutore c'è in più e più frangenti. Saremo effettivamente perseguitati dal persecutore. Oh, attenzione, ma sono molto più veloci di noi, eh. Dobbiamo vedere di attrezzarci quanto prima con un filino di agilità in più, perché non va bene. Wow, gittata corta, eh. Scusa? Per quale motivo mi hai sparato la magia all'indietro anziché avanti? Di nuovo. No, scusate, piuttosto mi rifaccio il mob, ma io ho 4 magie per un bug del gioco, non me le spreco. Oh, abbiamo anche la possibilità di evocare dei fanciulli. E ben venga, lo faremo. Johnny Low e Sir Danes. Sì, sono un vergognoso. Perfetto, me lo merito. Allora, dicevamo. Innanzitutto cominciamo a far fuori lui. Voilà. Poi, seconda battuta, facciamo fuori lui. Perfetto, sei sempre carino e gentile. Ok. Fantastico! Abbiamo il tizio da sopra che ci tira le mine assurde. Perfetto. E alla fine io mi devo sempre ritrovare sempre e comunque con una fiasca di meno. Allora, lì abbiamo il tartarugomane, che è bene attirare e schiantare di magia per risparmiare un po' le armi. Ok. Vai così, perfetto. Voilà. Oh, porca Eva. Io dico, con tutto il posto che c'era, tu dal parapetto, devi per forza tirarmi la roba in testa? Screanzad! Ti sei offeso, povero pasticcino. Muori. Male. Bene, vedo che anche sulla Play 4 ho gli stessi risultati della Play 3, ossia che le evocazioni fanno cagare. Devo metterci gli anni per avere un piccolo aiutino. Va bene, onde evitare di trovarci brutte sorprese, ci siamo liberati anche di lui. Va bene, ok. Il persecutore, come detto, è una delle cose che più odio in assoluto. Oh! Fico! Polvere riparante? La manna dei cieli? Gli facciamo meno di una secchia. E voi direte, vai di Perry, sì, lo so che lui lo è pariabile, ma sono io che sono negato coi Perry. Figli miei, non so più come dirvelo. Quindi abbiate pietà di me. Ok.
Andremo di armi pesanti, lo so. Magari beccarlo non sarebbe una cosa malvagia. Aio, porca Eva. Ok. No. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ok, pozza. Vai. Ah, tempismo pessimo. Tempismo davvero pessimo. Me ne merito queste cose. Ma va bene, sono morto sprecando una gemma. Fantastico. Benissimo, quindi stando alla teoria qui non dovremmo più trovare il persecutore. Mi sono giocato la possibilità, il jolly, di farlo fuori adesso e quindi ci toccherà farlo fuori nella sua arena, dove sono ancora più negato, perché qua ogni tanto mi è capitato di ammazzarlo facile. Là no, lo so che con le baliste, i perri e via dicendo, no, io sono un imbranato. Portate pazienza e voi mi direte: ma se sei così imbranato, cosa ti è cavolo venuto in mente a fare di metterti a fare i gameplay di Dark Souls 2? È un gioco che amo, eccetera, la tagliamo corta così e ce la facciamo andare tanto bene. Ma io qua tipo ti riesco a beccare o becco il muro? No, becco il muro ovviamente. Scemo io che mi faccio venire certi dubbi. Guarda, ti elimino subito con il televoto, perché sennò non ci liberiamo mai più di te. E anche di te magari. Ecco, finalmente devo imparare a fare i perri. Perry Mason, fra l'altro. Vai, tu cadi pure tranquillo. Ok, vai, vai. Oh, peccato, peccato, veramente peccato, abbiamo perso l'occasione di vederti. Vai, bello, bravissimo, fantastico. Sei guarda, sei il numero uno, sei il mio preferito, specialmente quando fai così e così. Guarda, tac. Benissimo, io ora confido con tutto il cuore di salire e non trovarci il persecutore che mi aspetta. Sarebbe una bruttissima sorpresa. Neanche le scale riesco a salire da tanto che sono ubriaco. No, per fortuna che non si sono svegliati prima. Sarebbe stato... Vaffanculo. Sarebbe stato di gran lunga molto peggio. Un frammento di fiaschetta Estus qui? Really? Very good. Cosa? Ci diamo una mossa o... Torcia. Ma vaffanculo. Sei un bastardone, sei. Eccola. Ok. Ce lo siamo levati dalle pigne. Abbiamo recuperato un frammento di fiaschetta. Non andremo adesso a Majula. Anche se in teoria, visto che il video è quasi finito, non ho concluso praticamente una secchia. Sì, dai, potremmo fare un video leggermente più corto del solito e ci salutiamo qui. Io torno a Majula a aumentare, tanto avrei comunque ripristinato le cose qui al falò. Torno a Majula a, diciamo, farmi potenziare un attimino la fiaschetta Estus Tusk, una fiaschettina Estus in più fa sempre bene al cuor. E noi ci vediamo col prossimo video e stavolta andremo a dare la caccia al persecutore direttamente a casa sua. Ecco, ciao a tutti ragazzuoli, alla prossima!